La Nord Utensili si li è lieta di presentare la nuova macchina portatile, brevettata per la riaffilatura delle punte per foro cieco, delle punte con esecuzione laser e delle punte per fori passanti, tutte con attacco cilindrico e rotazione destra e sinistra. Iniziamo l'operazione di attrezzaggio. Montiamo il gruppo per la riaffilatura delle punte foro cieco e laser. La piastra è dotata di spine di riferimento che garantiscono la precisa posizione del gruppo per ottenere una riaffilatura dell'utensile corretta. Il bloccaggio del gruppo si esegue con tre viti. Applichiamo la mola diamantata con la sagoma per la riaffilatura di punte foro cieco. La stessa mola viene utilizzata per tutti i diametri delle stessa tipologia. Ogni diametro di punta ha un suo fermo slitta di diversa dimensione. Operazione di presetting. Posizioniamo la punta per fori ciechi da riaffilare nel supporto mobile e la fissiamo con una vite. Posizioniamo il supporto mobile con la punta nel dispositivo di presetting che ci darà l'esatto orientamento e lunghezza di riaffilatura. L'operazione di riaffilatura è estremamente semplice. Avviamo la mola diamantata. Posizioniamo la punta nel portautensile inferiore facendo riferimento alla spina guida. Portando il supporto punta in appoggio si avrà la corretta altezza di riaffilatura. Eseguita la prima passata è sufficiente ruotare di 180 gradi il supporto punta ed eseguire la stessa operazione. Terminata la riaffilatura del tagliente, posizioniamo la punta nel portautensile superiore. Scarichiamo la testa della punta facendo scorrere fino agli appositi fermi. Ruotiamo di 180 gradi per completare la lavorazione. Il gruppo riaffilatura delle punte laser è lo stesso utilizzato per le punte cieche. Gli elementi da sostituire sono la mola diamantata con sagoma dedicata, comune per tutti i diametri, ed il fermo slitta. Il fermo slitta, come per le punte cieche, avrà dimensioni diverse in base al diametro delle punte da riaffilare. Predisponiamo la macchina per un'altra lavorazione. Riaffilatura punte foro passante. Applichiamo l'apposita slitta che è munita di spine che permettono un rapido e preciso posizionamento. Montiamo la mola diamantata che è la stessa per la riaffilatura di tutti i diametri e posizioniamo il portautensile per la riaffilatura. Il portautensile ha la possibilità di variare il suo angolo di posizionamento in funzione del tagliente della punta da affilare. Come per il foro cieco, identica operazione di presettaggio per il foro passante. Iniziamo l'operazione di riaffilatura punte foro passante. Avviamo la mola diamantata. Riaffiliamo il tagliente facendo scorrere la punta sulla slitta. Successivamente, ruotando di 180 gradi, riaffiliamo l'altro tagliente. Modifichiamo l'angolo fissando il portautensile in appoggio all'apposita spina e completiamo l'operazione di riaffilatura scaricando la punta. Ravvivatura mole diamantate. L'affilatrice è dotata di un sistema di ravvivatura della mola. Il gruppo è montato sul basamento dell'affilatrice mediante una boccola di riferimento. Il gruppo è alimentato mediante un connettore dedicato presente sul basamento. Il corretto posizionamento della mola di ravvivatura è garantito da un nottolino a molla
che si accoppia con una serie di fori presenti sulla base della macchina. Posizionato il gruppo ed avviate entrambe le mole, si procede alla ravvivatura delle sagome prestabilite.